Bene, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica 10 minuti con. Quest'oggi siamo con Gianni Castagneri, candidato del Partito Democratico alle elezioni amministrative, quindi provinciali, del 2009 nel collegio di Lanzo. Ciao Gianni. Ciao. Presentati intanto ai tuoi potenziali elettori. Ecco, chi sei e che cosa hai fatto finora? Sì, io sono appunto Gianni Castagneri, ho 40 anni, sono sindaco di Balme da 10. Sono adesso in scadenza amministrativa dopo il secondo mandato. Quindi insomma una lunga esperienza amministrativa alle spalle, cominciata da giovanissimo però. Cominciata a 30 anni, in coscienza giovanile però, e con soddisfazione che ho portato avanti questi 10 anni. Ecco, il collegio di Lanzo è un collegio molto vasto, dicevamo prima che va da Druento in su, diciamo. Sì, un collegio vastissimo che parte appunto da Druento, quindi la cintura torinese, per arrivare alle vette, al confine con la Francia, appunto le valli di Lanzo, la Valcerone e Casternone, i comuni in cui abito io. Ecco, diciamo, qual è la tua principale, cioè per quale motivo ti sei candidato al Consiglio Provinciale quest'anno? Ma il motivo della mia candidatura è dovuto soprattutto al fatto che, al tentativo di portare in provincia l'esperienza maturata in questi anni di amministrazione di un piccolo comune e quindi anche di portare avanti la conoscenza di una realtà territoriale estremamente variegata, difficile, complicata e per molti versi marginale. E quindi ecco, dici marginale perché effettivamente ci sono dei territori della provincia di Torino che sono talmente fuori dall'immaginario collettivo. Ecco, io insomma, ci siamo conosciuti quando sono venuto a fare un servizio proprio su Alpian della Mussa. Ecco, Alpian della Mussa è alta montagna praticamente. Alta montagna dove c'è ancora la neve, quindi è difficilissimo per anche a fine di maggio. Anche alla fine di maggio, quest'anno in modo particolare, per chi vive a Torino è difficile immaginare uno scenario di questo tipo, e invece è così, e quindi anche per questo è importante portare una voce dalla provincia più vera, dalla provincia più meno metropolitana nei centri del potere. Diciamo dalla provincia più provincia, ecco, in questo caso quali sono le sensazioni che tu vorresti portare? Quali sono le istanze di cui ti fai carico? Ma noi siamo particolarmente, nei confronti della provincia abbiamo questa percezione, questa sensibilità nei confronti della viabilità, che è ovviamente uno dei problemi che più ci riguarda, che più ci interesserebbe risolvere, quindi un sistema viario migliore che riguarda un po' tutto il mio collegio, un sistema dei trasporti, perché le distanze sono spesso cospicue, quindi spesso la città è lontana per qualsiasi comune della zona, quindi un sistema di trasporti più efficiente è sicuramente importante. Ecco, un sistema di trasporti pubblici, però strade anche per i veicoli privati. Ovviamente, strade che in buona parte sono provinciali, quindi sono pubbliche, e quindi strettoie che vanno su, ampliate, vanno strade che sono strette, che vanno allargate. E i trasporti pubblici ovviamente, perché spesso adesso la Val di Lanzo è servita da una ferrovia che è rimasta inattiva per 15 anni, però mancano poi spesso altri servizi di autobus per tutte le varie vallate, o comunque sono carenti, non mancano del tutto, ma spesso sono carenti. E queste sono appunto alcune delle competenze che nello specifico riguardano la provincia. Ecco, secondo te è chiaro che comunque tu sei candidato per, diciamo, la forza che è appena sta terminando il governo appunto della provincia, quindi comunque il tuo giudizio immagino che non sarà negativo sull'operato di questi ultimi 5 anni della giunta Saitta, però ecco, qual è secondo te l'aspetto più significativo degli ultimi 5 anni del mandato del presidente Saitta? Ma io sono assolutamente soddisfatto del lavoro realizzato in questi cinque anni dall'amministrazione Saitta, così come di quelli precedenti del governo Bresso. Dell'amministrazione Bresso. Per quanto ci riguarda ci sono stati molti interventi che hanno riguardato già la viabilità, e quindi è stato molto importante un rapporto diretto con la provincia, che spesso si è fatta carico di problemi che erano storici. Però appunto tutta una serie di problemi vanno ulteriormente affrontati, vanno ulteriormente realizzati e migliorati con appunto una conoscenza più diretta dei problemi che esistono. Ecco, quali sono, diciamo, qual è il tuo programma politico per i prossimi 5 anni? Ma, il programma che mi riguarda e che in particolare intendo portare avanti nel caso di una mia elezione riguarda appunto la viabilità e i trasporti in primis. Sicuramente lo sviluppo turistico, perché la nostra è una zona, particolarmente per le vallate, le valli di Lanzo, la Valcerone e Castagnone, con una vocazione fortemente turistica, che purtroppo negli ultimi 30-40 anni si è un po' appannata, e quindi è necessario proprio rinvigorire questo tipo di iniziative.
Ecco, questo tipo di iniziative turistiche, secondo te, come si possono potenziare? Come si può potenziare il turismo in provincia Ma di Torino? le valli di Lanzo, la provincia di Torino in generale, credo che abbia una vocazione a un turismo che deve essere sostenibile, quindi un turismo attento alla natura, all'ambiente, al paesaggio, in modo particolare per le valli di Lanzo che appunto hanno questa vocazione che va in qualche modo rinvigorita e migliorata. Ecco, ci sono anche altri aspetti oltre a quelli paesaggistici e naturalistici, immagino che comunque tu ti possa riferire anche agli aspetti enogastronomici e culinari. Sicuramente, sì, c'è una lunga tradizione ristorativa e alberghiera nelle nostre zone che merita tutto l'appoggio possibile, immaginabile. Ecco, visto che sei un esperto del territorio, se dovessi consigliare a qualcuno di venire a visitare, insomma, le vallate che tu comunque conosci, immagino a menadito, quale posto che non conosce quasi nessuno consiglieresti? Che non conosce quasi nessuno, non lo so perché le Valli di Lanzo sono particolarmente conosciute dai torinesi, essendo Beh, storicamente parliamo anche ai non vicino alla torinesi, città. diciamo, dai. Ecco. Ma ci sono posti, sicuramente tipo il Pian della Musa, che è un posto che merita assolutamente di essere visto da chiunque, che è un po' la perla delle Valli di Lanzo, ma ci sono altre realtà più piccole che hanno centri storici particolari, tipo Lanzo. O la Val Ceron de Casternone per un turismo più enogastronomico o comunque legato ad un territorio più collinare, meno aspro. Ecco, in riferimento alla tua esperienza negli ultimi 10 anni da sindaco, ecco. Per quanto riguarda i sindaci, hanno ovviamente tantissime competenze di tipo amministrativo, non ultima quella comunque della raccolta differenziata, della raccolta dei rifiuti, che comunque è una competenza che deve essere ovviamente applicata e realizzata anche in un comune magari un po' più piccolo rispetto agli altri. Ecco, cosa pensi tu della raccolta differenziata e cosa credi che si debba ancora fare? Ma io credo che vada potenziata, io penso tutto il bene possibile della raccolta differenziata perché non è soltanto un atto di buona educazione ma anche di civiltà e quindi credo che sia importante da parte di tutti intervenire in questo senso. Per i comuni più piccoli è sicuramente più difficile realizzare il porta a porta perché i costi necessariamente aumentano e quindi spesso la raccolta viene ancora a livello stradale, sia pure con la presenza di una raccolta differenziata, quei cassonetti però stradali. Ecco, ad esempio, la percentuale, insomma, media in cui si attesta la raccolta differenziata in provincia di Torino è il 50%, quindi comunque già un Sì. ottimo risultato rispetto a quelli che erano i piani per cui erano state programmate appunto questa crescita della raccolta differenziata. Ecco, ma secondo te, dal punto di vista poi di quelle che sono la raccolta dei rifiuti, ecco, da questo punto di vista, abbiamo detto che nei comuni più piccoli è un po' più complicato fare porta a porta perché è una cosa molto costosa comunque, però in quelli che sono i comuni grandi, ecco, questo tipo di raccolta dovrebbe essere incrementata oppure dovrebbe, insomma, semplicemente stabilizzarsi attorno a una percentuale per poi aprire la strada a impianti di fine trattamento? Io credo che sia importantissimo incrementarla, ma sia importantissimo anche agire probabilmente a monte, riducendo gli imballaggi, riducendo tutto quello che alla fine diventa rifiuto nel giro di poche ore dal momento in cui viene acquistato. Quindi sarebbe importante una sensibilizzazione a livello maggiore, a livello superiore, per poter ridurre proprio alla fonte la quantità di rifiuti prodotti in un secondo tempo. Ecco, tu quindi ritieni che ci debbano fare anche delle iniziative di Di formazione dei prevenzione, cittadini? di informazione, assolutamente, sì, perché spesso i cittadini non si rendono conto di questo tipo così di iniziativa che potrebbe essere svolta. Beh, di solito quando si apre una confezione di qualcosa, di solito c'è più carta che Ah, roba da sicuramente mangiare, per esempio. sì, Quindi assolutamente in sì, questo quindi senso tu secondo me propenderesti per. riducendo il problema a monte sarebbe molto più semplice, probabilmente si Poi magari eviterebbe anche uno tornano un spreco po' di come. risorse notevole. Tornano anche un pochettino come una volta, magari le cose si comprano anche sfuse e fresche. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, siamo quasi alla fine, siamo al 9° minuto di conversazione, manca ancora 1 minuto, il tempo è tiranno, quindi non facciamo altro che chiederti, insomma, di fare un appello al voto per i Sì, cittadini. io chiedo agli elettori del mio collegio di votarmi perché conosco bene la realtà in cui mi presento e sono uno di loro e quindi credo che sia giusto così favorire una persona che vive la realtà tutti i giorni e non persone che magari provengono da altri territori e che sicuramente conoscono meno di quanto possa conoscere io. D'accordo, allora ringraziamo Gianni e facciamo in modo che questo video venga diffuso il più possibile per darti la possibilità di farti conoscere al territorio. A presto. Grazie.